che abbiamo tutti nei confronti della morte, è un atteggiamento ovviamente di più tardi è meglio è, riguarda gli altri, non riguarda me, tanto è lontana. E comunque anche quando ho un dolore, un fastidio, la morte diventa qualcosa che è da evitare, quindi mi medicalizzo, trovo le cure, gli antidolorifici proprio per allontanare. In realtà il rapporto col dolore e con la morte è una potente fonte di trasformazione, perché la morte stessa in sostanza è un continuo trasformazione, è un continuo riavvearsi di condizioni e di scomparsa delle stesse per poi modificarsi e rinascere sotto altre forme. Ed è la radice della vita. Pensiamo quanto sarebbe triste una vita senza rinnovamento, una vita in cui potessimo vivere all'infinito, una vita in cui una pianta potesse durare in eterno, il bosco non si rinnovasse mai. Sarebbe una cosa tristissima a cui non siamo abituati. In realtà la morte ce l'abbiamo in ogni momento, perché a parte le piante che naturalmente si rinnovano, si rigenerano, muoiono continuamente, noi le uccidiamo quando le tagliamo, ad esempio, e non ce ne accorgiamo. Noi stessi continuiamo il processo di rinnovamento con le cellule, che si rinnovano ogni istante migliaia, migliaia, migliaia di loro. Quindi se noi ci pensiamo e cominciamo ad avere consapevolezza di questi argomenti, e può essere uno strumento molto importante anche per la nostra crescita spirituale, oltre che umana, e anche come terapeuti, naturalmente. La morte è fonte di responsabilità, la morte è fonte di essenzialità, perché io al momento in cui sto per morire, quello che secondo i buddhisti resta sono le impronte essenziali della persona, ciò che veramente è lui al suo interno, nella sua anima, non tanto quello che ha fatto, non tanto gli amori che ha avuto, non tanto le passioni, non tanto i genitori, non tanto nulla, semplicemente ciò che resta di essenziale, che cos'è l'impronta di tutto questo. Che cos'è questa impronta? Sono le nostre condizioni fondamentali di essere umano, che sono quelle che vanno al di là dei solchi che noi ci scaviamo nella vita all'interno del quale noi entriamo per rimanerci sempre. Secondo i buddhisti esiste questa, noi abbiamo un meccanismo per cui da quando nasciamo entriamo, diciamo, in un solco che è creato da noi stessi e soprattutto dalle nostre, dalle condizioni in cui nasciamo, dai nostri traumi, dai genitori, dalle nostre esperienze, dalle nostre emozioni e dalle abitudini che poi ci creiamo, creano un solco. E noi, quando siamo all'interno di quel solco, non riusciamo più a vedere tutte le miliardi di possibilità che ci sono intorno. Continuiamo lì. E ci sembra, il nostro io si difende, perché ci sembra che sia l'unica realtà possibile. Quando i buddhisti, ma poi i costruttivisti negli anni 60, hanno dimostrato che è soltanto un'opinione dell'io, non è la verità, non è una cosa necessaria. È una cosa necessaria alla sopravvivenza, all'individualizzazione del singolo, ma non è necessario ai fini della vita vivere in un'unica modalità, perché in quell'unica modalità io ho accumulato le mie memorie. Noi siamo alla fine una somma di memorie, quindi ci precludiamo il fatto di poter essere differenti. E perché gli sciamani ovviamente hanno questo rapporto con la morte che è molto più diretto? È molto più essenziale, perché loro la morte la sperimentano in ogni viaggio sciamanico e si trasformano continuamente. Infatti Castaneda, che ha scritto su questo in maniera romanzata, ma comunque ha preso, diciamo, le varie tradizioni, le varie culture e le ha espresse in un linguaggio magari più fruibile dal pubblico, dice che la morte è sempre al nostro fianco, continuamente, come la carogna dei comici, no? Che ti sta sulle spalle. E noi guardiamo continuamente questa morte e è lì che ci osserva. Nel momento in cui noi ce ne rendiamo conto, diventiamo chissà perché responsabili. Cominciamo a dire, caspita, allora la vita vale la pena di essere vissuta. Come prima, fino a 5 minuti fa la disprezzavo, non le davo alcun valore, magari pensavo anche magari suicidarmi o altro. Invece adesso magicamente tutto quanto ha un senso. Perché è solo recuperando il nostro rapporto con il sé, quindi diciamo è solo recuperando quello che è il rapporto tra la materialità e la verità, tra il sé e l'io, quando c'è un buon rapporto tra queste due nostre
diciamo, costituenti fondamentali che allora, tra parentesi, la sofferenza non è più sofferenza ma diventa dolore. Cioè la sofferenza è quello stato di disarmonia rispetto a uno stato naturale. E io soffro perché? Perché mi sembra ingiusto che gli altri mi facciano del male, perché arriva la malattia. Il dolore invece è una cosa che io sento, secondo la definizione platonica, che però non mi crea sofferenza, perché è naturale. La sofferenza è il vissuto del dolore, ma il vissuto del dolore è anche qui una costruzione. Quindi noi continuiamo a costruirci realtà su realtà su realtà tutti i giorni e continuiamo a scavarci fosse, gabbie all'interno di quello. Quando siamo di fronte invece all'Eterna Signora, che tutti quanti cerchiamo di evitare in mille maniere, e invece gli sciamani si tengono ben cara qui perché capiscono quanto sia importante, allora forse le cose cambiano da sole. E pensiamo alla capacità, alla potenzialità terapeutica di questo. Quando con un cliente, che naturalmente deve essere uno preparato, che ha una certa apertura, che magari, oppure semplicemente uno che può arrivare ad avere un rapporto con il sé di un certo tipo, perché io lo sento che questo può avvenire, oppure me l'ha dimostrato con qualche particolare, e io gli faccio un viaggio sciamanico, e questa persona, in quel momento gli si possono aprire mondi che prima, fino a quel momento, erano compressi dentro il suo io, che faceva di tutto per non tirarlo fuori. E quindi la nozione del tempo, per esempio, che è quella che ci sta ingabbiando in maniera incredibile, perché il tempo, non esiste neanche la parola per definire tempo. Tempo in greco si dice temnen, che vuol dire suddivisione. Tempo è suddividere qualcosa, è suddividere un quadrante di orologio, è suddividere i granelli di sabbia nella clessidra, è un orologio atomico la suddivisione di impulsi elettrici, ma non esiste la parola per esprimere tempo in sostanza. Posso dire che il tempo è l'entropia, per esempio, allora forse ci arrivo un pochettino di più, però l'entropia è semplicemente il divenire delle cose in maniera che non torni, cioè se io rompo una cosa non si può ricostruire da sola, fino a un certo punto perché ci sono dei tacchioni che lo fanno, l'hanno dimostrato i fisici. Quindi questa concezione di tempo è semplicemente ciò che dà la possibilità all'io di rimanere su questa terra, ma non è necessaria. Ok, c'è forse qualcosa che vuoi dire. Allora, il titolo è La mente oltre la morte. E il tuo giudice prima ha fatto appello all'emotività. Mm-hmm. Allora ti chiederei adesso di mostrarci quello che hai detto, che sicuramente è una tesi ricca, corposa, le conoscenze che hai sono profonde, tantissime, però di darci una dimostrazione di quel cuore che ha invocato prima il giudice. Però ti chiederei di darci un'immagine, anche se questa impronta sicuramente non è legata ad un'immagine, ma di rendercela fruibile, donando a tutti noi un'immagine, un suono, una parola che sia la tua impronta, quello che resterà. Io voglio fare quello che mi sento e quindi come stai? Abbiamo questo vincolo, no? Delle cose che devi finire. Lo faccio vedere, è qua, sì. È pronto. Te lo fai usare. E poi? Adesso si dispera con l'emozione. Forza, celebrazione allora! Mi posso...